Buongiorno, guardate, va. Cosa fai? Ecco, riposati, che sei stanco te. È vero, hai troppo lavorato. Lì ci sono Rocco e Josephine. Io, notate, sto pulendo il terrazzo perché la sabbia che c'è è tantissima. Ho anche rotta lo sdraio, fa niente. Comunque sto facendo a pezzettini, vedete? Poi non ho gli sbocchi d'acqua perché, boh, è così. Comunque faccio un pezzo per volta. Rocco ha già mangiato. Lui anche, e lui controlla i lavori. Lui sta controllando i lavori, eh? Vero? Grisù? 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 Buongiorno, Grisù. Buongiorno, controlliamo noi, eh? Se la mamma fa bene i lavori, guardate qua la salsedine. Ma a parte che sono vecchi, perché avranno una trentina d'anni, 35. Io li ho pitturati 2 volte, però la salsedine li mangia, guardate, vedete? E io di sicuro non mi metto a cambiarli perché non è casa mia. Cerco di tenere pulito, cerco di tenere in ordine quello che posso, ma boh, no, miracoli non li posso fare. Questa è la palma che fra un po' dovrò chiamare per i datteri. Gli faccio poi tagliare i datteri. E boh, il bambù. Boh, continuiamo il lavoro. Adesso magari va a trovare la sua amica. Passa da lì. E va a trovare dall'altra parte. Qui ho già fatto. Lì in fondo ho la cucina, la terrazza della cucina che poi si unisce a tutto questo. In poche parole, sono qualche metro quadrato di terrazza. E vabbè, dai, un po' per volta si fa tutto. A dopo. Buon bene, voi non lo state notando, ma comunque la terrazza è tutta al posto di andare verso il basso, verso il giardino, viene tutto all'indentro, vedete lì? Lì ho fatto un tubo perché non c'era per evacuare l'acqua della terrazza e adesso sto aspettando di trovare qualcuno che abbia un martello pneumatico, è caduto un dattero, per il semplice fatto che voglio fare lungo questi affari degli sbocchi d'acqua. Un po' grandi, in maniera che io quando lavo l'acqua vada via, non che mi si accumuli così. Ed è tutto ondulato. È quello che faccio 10 volte di più fatica. Veramente. Mister scende, lui controlla, lui va a controllare. Boh, fatto un altro pezzo, pulito. Ho messo di nuovo la sedia, il coso per i gatti. Lì non va giù. Lì ancora l'acqua e tutto, c'ho ancora un disastro. Guardate il rumore della sedia, la sabbia ancora lì, tutta da spingere via, devo togliere via anche queste tende. Boh, dai, un po' per volta si fa. Il lavoro prosegue, ho ancora da pulire quello, però lì non mi va giù l'acqua. Mamma mia, non ce la faccio più, sono già stanca. Voi avete solo visto un pezzo, solo un pezzettino, comunque il coso del cane è pulito dai gatti. Andiamo avanti, adesso vado a mangiare qualcosa, se riesco. Ciao. Boh, bene, la mia terrazza ha un altro aspetto. Queste sono le tende che devo buttare via. Sì, è più pulito e tutto. Vedete? È più pulito. Adesso è venuto un ragazzo a farmi i buchi per evacuare l'acqua dal muro. E Grisù, oh Grisù, ha visto un uccellino. C'è qualcosa che gli interessa. Sì? Cosa c'è? Cosa hai visto? Sì? Cosa hai visto? Un uccellino hai visto? Eh? Sì? Sì, muore della mamma. Sì, muore della mamma. È arrivato anche Blu.
Vai, vai, vai. Chi c'è là, lassù? C'è un uccellino là in mezzo? Senti l'uccellino, te? Senti l'uccellino? Ok, sì. Bello lui. Di ciao. Bravo. Bravo. Bravissimo sei. Oh, anche blu. Sì. Boh, bene, comunque. Quel ragazzo che vi dicevo prima ha provato e cemento e non, ho proprio bisogno di un martello pneumatico. E ci penseremo domani se ne troviamo uno, se no lo farò. Oh, arriva anche il signor Gino. Loro hanno mangiato, sono tranquilli. Ho lavato anche un po' le piante. Boh, sono contenta che è a posto, è un pochino più pulito. Ho tolto anche quelle specie di tende che c'erano. Adesso ho tutte quelle borse lì da piegare. Tutto da fare lì il mio. Un po' per volta si fa tutto, dicono. Boh, io vi lascio. Questo è il cielo di oggi, un po' nuvolo. Sono stanca. Adesso una bella doccia. Sentite gli uccellini? Sentite? Boh. Sono stanca. Vado a fumarmi, cioè a bermi un caffè più che altro. E vi lascio. E alla prossima. E voglio ringraziare tutti i miei iscritti e voglio ringraziare le persone che mi seguono. Grazie mille a tutti. Buona serata a tutti.